Guarda, maresciallo, hanno bombardato la linea. Come hanno bombardato la linea? Non si parte più. Che ne so io, non ti capisci più niente. Terzo bombardamento che si finisce su questa linea, qua non si parte più. Ma come faccio? Io ho 48 ore di permesso, compresi il viaggio di nozze, io mi devo sposare. Ma come si fa? Ma non badava lì, c'è maresciallo. Mi dispiace, io sono disabile. Ma io sono rovinato, maresciallo, mi dovete aiutare. Dove te l'hanno rubata stava lì? Ecco là, vicino a quel prete, ecco là, maresciallo, ecco là. E non ho visto niente questo prete. Ma che, quello stava a leggere il breviario, diceva le preghiere, maresciallo. Corri! Ma come? All'altro, all'altro. Permette, padre, mi scusi. Trinore, uno mio, Colosseo. Perdonatemi, padre, ho una certa fretta. Siccome è stata rubata una valigia, voi... Mortis era... tu et tu padri, et tu nonni in cariola mamea. Permette, padre, mi scusi. Linoleum, linoleum. Perdonatemi, padre, io ho una certa fretta. Siccome è stata rubata una valigia, voi... Saggi era... Toscano, ora pro nobis, autobus, autobus, SOS. Insomma, padre, con tutto il rispetto... Giovanotto, giovanotto, non vede che mi sto dicendo le orazioni? Questa è l'ora dell'uffizio, se ne vada, ripassi, non mi interrompa. Caporra Antonio, dovevi immaginarlo. Mannaggia! Esimio sottufficiale, lei sta equivocando, abbia pazienza. Io sono un prete, non sono un capurro. Sì, sì. Si deve trattare di un caso di sosia. Se anche questo è un caso di sosia, eh? Doppio fondo, la tua specialità. Ah, oui, a refuttivo. Io mi sono sbagliato, certamente. E sì, perché la mia valigia conteneva paramenti sacri, breviari, candele, eccetera. Beh, sciocchezze, quando c'è la salute. Pace bene, figliuolo, e buona Pasqua in famiglia. Ma cosa? Sì, è un anno che ti do la caccia, da quando sono uscito di galera. Parli piano, per carità. Che figura lei fa fare a un povero sacerdote? Non fare il fesso. Tu adesso vieni a Napoli con me. E cosa vengo a fare a Napoli? Abbia pazienza, tutti non conosco nessuno. E poi mi aspettano qui, perché io devo dire messa. A che punto è arrivata l'anticlericalismo? Io andiamoci. Non lo so. Andiamoci. Ma io protesto. Andiamoci. La sirena! La sirena! È finito! Le vie del Signore sono infinite. Nicola, che il pacco non l'ha aperto, io l'ho aperto. No, maresciallo, ha censurato la posta, ci ha fatto fare un'inchiesta sulle pernacchie. Inchiesta sulle pernacchie? Sì, ci ha fatto fare dei botti, così, a tutti. Ma che razza di maresciallo è questo? Come tutti gli altri marescialli. No, caro vice, sono maresciallo e maresciallo. Io, per esempio, non ho mai fatto inchiesta su pernacchie, mai. Io so che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ma come si chiama questo maresciallo? Si chiama un certo... Cotone. Cotone! Sì, ma io non c'entro niente, io faccio solo il postino, non so niente, padre, sia lodato a Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Cotone. Permesso? No. Ehi, permesso? Accomodatevi, padre, volete favorire? Ma dove sta il maresciallo? Andate un momento di là, sta preparando il... Insomma, mo viene subito. Dimmi un po', com'è questo maresciallo Cotone? Buono, un pezzo di pane. Sì, ma com'è fisicamente? Ah, fisicamente io non lo so, io non mi piglio questa confidenza. Solo che è buono, un pezzo di pane proprio. Ho capito, ma com'è? Alto, magro, grasso, com'è? Eccolo qua, così tu te lo vedi da me. Tu? Lei? Vi conoscete? Ma sì che lo conosco, è un estofante. Estofante? Maresciallo, ma voi non siete italiano? Zitto tu! Va, avanti, di quello che sei, avanti, confessa! Padre, ma la confessione è segreta. Basilio, vai di là, che mi devo confessare. Ve lo dicevo io, non sono buono, ma è anche religioso. Vai, io dirò a tutti quello che sei un ladro! Sì,
E io dirò a tutti che lei è un maresciallo dei carabinieri. Ah, sì. E sta peggio di me, credo. Sei capace di tradirmi? Come stai tradendo il tuo paese indossando una divisa che non ti appartiene? E la Dorica? Le appartiene la Dorica, forse. Non è mia, quella. È falsa, come è falsa la divisa che indossi. Eh no, questa è vera, era sua. Beh, lo so che stai approfittando del mio nome. Tutti crederanno che il maresciallo Cotone ha tradito il suo re. Ma io dirò a tutti, come stanno veramente le cose, eh? Bravo. Bravo, così finiremo tutti e due davanti al plotone d'esecuzione. Ma lo vuol capire, sì o no? Che io ho dovuto fare? Sono stato costretto a fare il maresciallo dei carabinieri. Avrei voluto vedere lei davanti a tutti quei tedeschi con i fucili spianati. Ma io mi sarei fatto uccidere! E io me la sarei fatta sotto. Sono un vigliacco, lo so, ma sono vivo. Ed è meglio un vigliacco vivo che un coraggioso morto. E poi, creda, tutto ad un tratto un umile ladro non può diventare un eroe. Padre, mi assoluto. Ma avanti, ma non chiamarmi padre! Tu dimentichi che io sono un maresciallo! Signor sì, padre maresciallo. Ma forse hai ragione tu. In questo caos nessuno di noi è più quello che è veramente. Io sono te, pensa, tu sei me, porca miseria, mannaggia. Qui, qui, no, va, scusi, lei non è me, lei non lo sa fare, il prete. Io sono stato in seminario e so che chi indossa un abito d'oraro non va in escandescenze, non escandisce, non bestemmia, non dice parolacce. E cosa dovrei dire di fronte a quello che sta succedendo? Sia fatta la volontà del Signore. Magari, ma noi stiamo facendo la volontà dei tedeschi. Ma qui bisogna agire, muoversi, fare qualche cosa, fare qualche cosa. Lei oltre a rovesciarmi la minestra si fa anche scoprire. Abbia pazienza. E poi il prete lei non lo sa fare, un sacerdote non batti i pugni sul tavolo. Non si arrabbia, lascia arrabbiare me che faccio il maresciallo. E tu perché credi di saperlo fare, il maresciallo? Modestamente mannaggio, ma non sa gli affari suoi. Ma. Io prima di fare il falso prete facevo la falsa guardia di finanza. Ma il maresciallo è che ne viene un'altra cosa. E lei vuole mettere la guardia di finanza. E lei vuole mettere la guardia di finanza. Ma se ne vada. Se io, guarda, se io potessi fidarmi di te. Si fidi, si fidi. Io ti insegnerei in questi casi come si comporta un maresciallo dell'arma. Mi aiuti ed io cercherò di aiutarlo. Ah, bravo, Capur, vieni qua. Sì. Vieni qua, siediti. Grazie. Siediti, Capur. Grazie. Oh, Capur, ti sei pentito di quello che hai fatto? Sì, padre. Vuoi redimerti? Sì, padre. Allora bisogna che ti metti contro i tedeschi. Ma che scherzi, ma che sei impazzito lei? Contro i tedeschi? Ma facciamo ridere i polli. A proposito di pollo... Vuoi rimanere a cena con me questa sera? Ma tu puoi pensare a mangiare, ma qui bisogna agire, muoversi, resistenza passiva, sabotaggio. Fucilazione. Qualunque cosa, pronti ad operarsi per la causa comune. Ah, se si tratta di far causa al comune ci sto subito, perché a me il potestà mi è antipatico. Ma non di stupidaggine, ma non di stupidaggine, Capurro. Oh. Io ti consiglierei di volta in volta quello che si dovrebbe fare. Che devo fare? Prima di tutto dovresti rubare. Ah. Sì. Viveri e medicina. Ma fa specie, caro maresciallo. Che lei nella duplice veste talare e della benemerita mistichi al furto. Ma è gioco forza. Che cos'è? Gioco forza. E giochiamo. Quanti preti ci sono nella parrocchia? Uno solo. Poi ci sono io, c'è un ebreo, un paracadutista americano, un disertore. Tutta gente che mangia. E quel povero parroco non ce la fa più a mantenerci. E gente che pappa. Pappa. Lo so. Vabbè, ho trovato. Li arresto. Eh sì, perché qui c'è da mangiare, capito? Ma non ti infassarie, è gente che dobbiamo proteggere fino all'ora della riscossa. Allora vuol dire che requisirò tutto irrequisibile. Va bene, bravo, sei più bravo di quello che pensassi. Grazie. Colonnello Di Maggio. Come sempre, le forze di grande Germania vengono in vostro aiuto. Grazie, ho saputo che avete portato delle vettovaglie. È la verità, signor colonnello, hanno portato delle casse grosse così piene di viveri. Dankeschön, finalmente i miei uomini possono mangiare. Mai mangiare! In queste case sono armi. Sono state paracadutate con potenti mortai per snidare inglesi da paese. Stati ordini uomini di montare i pezzi contro il Montecreco. Sapete? Eseguite ordini da colonnello. Ma veramente io non ho detto niente ancora. Detto io ho carta bianca. Voglio, avete capito? Signor sì. Il maggiore c'ha la carta bianca. C'ha la carta bianca. Sì, signor. Domani farò sparire Montecreco. Diavol. Noi radorei al suolo paese prima che rinforza inglesi che le nostre informazioni arriveranno domani. Sì. Adesso io bisogna controllare montaggio mortai. I mortai vostri? Già. Yeah. Avete capito, Guaglia? I mortai loro. Mortai tedeschi. E della vostra famiglia. Ecco. Avete finito voi altri? Ma Sergio, che fa? Che ne so? Quelle del paese che c'è. Ma che vuoi da me? Gli ordini sono ordini. Su, coraggio, Santino. Ti capisco. Non ti preoccupare che può darsi che tutto sia giusto. Ma che sta facendo Schnell? Questo va per terra, Schnell? Questi ci hanno sempre fretta, Che ha detto? Niente, ho tradotto Schnell. Allora si capire Schnell. Via, addio. 30 presenti più uno.
Riposo. Riposo! E smettetela di guardarmi così. Mi date fastidio, mi date nervi. Io lo so cosa volete dirmi con quegli occhi. Mancano 3 minuti. Yavol. Avete sentito il maggiore? È a lui che dovete guardare, non a me. Lui ha la carta bianca. Io la carta bianca non l'ho avuta neanche per scrivere a casa. Mancano 2 minuti 30 secondi. Lo so che lassù ci sono le donne, i bambini, i vecchi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io sono un soldato! Non sono una dama di carità! Mi si ordina di sparare e io sparo! Tenetevi pronte! Maggiore Crooker, l'ordine ai miei soldati glielo do io! E allora datteli! Quando vi pare! E ricordatevi che sono un vostro superiore! Io sono venuto con pieni poteri! Mancano 2 minuti. Quando mancano? 1 minuto e 55 secondi. E chi se ne frega? Colonnello! Sì! Io non sparo contro un paese inerme. Lo faccia prima evacuare e poi farò cantare tutti i mortai che le vuol sentire. Non dite cretineria! La stazione dipende da sorpresa. Ah sì? Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino. Che conta la vita di 100-200 persone davanti ai vittori di Grand Reich? Sono come mosche. E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai. Badate, colonnello, io ho carta bianca. E ci si pulisca il culo, va bene? Sono io il responsabile di tutto, guardate! È me che dovete pugnare! Sono sacrificio inutile, padre! Vai via! Addò! Addò! Diglielo tu, almeno me lo voglio prendere! Non mi voglio prendere! È un'infamia! È un'infamia questo! È un'infamia! Balliamo insieme il twist, come si balla da Piero. Me l'ha insegnato così. No, non si può parlare in bagaglio. Stai qui, mamma, la notte è tuo. E beh, papà, che c'è di male, ti sei un po' di... Una volta, fatti ste capille. E poi finalmente per ancora. Immacolata mia, che figlio che mi hai fatto. E non gridare, che vergogna, ci guardano tutti. Vuoi mettere in testa che ormai sei in congedo? Io sono sempre un ex maresciallo dell'arma. E poi sono nervoso, vedi, in questa stessa stazione 20 anni fa incontrai quel povero Antonio Caputo. Te lo ricordi? E come, non me lo ricordo. Per tutti quei soldi che ci hai speso per cercarlo, per avere notizie della sua fine. A proposito, Vittorio, lo fucilarono, no? Che io sa, sparì su quel cave, non se ne sento più niente. Comunque resta il fatto che la divisa compì il miracolo nel trasformare un ladro in un eroe. La divisa, capisci? Io sono sicuro, proprio sicuro, che se il povero Capurro fosse riuscito a cavarsela, non avrebbe più fatto il ladro. Oramai era redento, per sempre. Povera Antonia. Povera Antonia.
Guarda, un giorno o l'altro, se quelli del comune non lo fanno, una lapide ce la metto io, a spese mie. Ecco, non è possibile dimenticare. Ingrati! Ingrati! Non gridare così. Ci guardano tutti. Pavolicci. Domenicano? Vittorio! Dove vai, Vittorio? Domenicano! Padre Domenicano! Ma tu sei Caburro? Ti ho riconosciuto! Caburro, fermati! Io non sono più quello di prima! Caburro, fermati! Maresciallo, fossi matto! Matto! Antonio! E dammi la valigia! Dammi indietro la valigia! Matto! Antonio! Io ti ho cercato per tanto tempo! Volevo dirti che sei un gran fedente! Ecco quello che sei! Un fedente!